andiamo proprio a raccogliere le prime impressioni a caldo con uno dei più giovani. Ecco, una soddisfazione per te tagliare questo traguardo promozione. Sì, una soddisfazione grandissima, ci abbiamo creduto fino alla fine, siamo stati veramente grandi, abbiamo un gruppo fondamentale, veramente. Per me è il primo anno che gioco a calcio a 5, devo dire che un gruppo così non l'avevo mai visto. Devo fare complimenti a tutti, al mister, a tutta la società, ai tifosi che ci hanno sempre seguito e non ci hanno mai fatto mancare loro affetto. Un grazie a tutti. Roberto Ialongo, ecco, sorridente, arriva questa vittoria dopo tanti sacrifici, 20 vittorie in questo campionato. Vi ha visto trionfare? Sì, come di solito accade, il girone di ritorno fa sempre la differenza. Siamo riusciti a fare un girone di ritorno veramente impeccabile. Penso che ci siamo meritati senz'altro questa vittoria finale. Qui a Fondi hai trovato una grande famiglia. Una grandissima famiglia, una stagione fantastica, un gruppo fantastico, meritata, e dico ancora meritata perché nessuno ci dava per vincenti, però abbiamo dimostrato in mezzo al campo quanto valiamo. Era un grande sogno, noi ci pensavamo da anni di poter raggiungere il massimo futsal regionale, ci siamo impegnati sempre e costantemente in tutti questi anni. Quest'anno è stata anche una fortuna, perché comunque i campionati, oltre ad avere una squadra e comunque si formi un gruppo, ci vuole sempre un po' di fortuna per poter coronare il sogno. Noi oggi siamo riusciti a coronare un sogno che avevamo nel cassetto da parecchio tempo. Oggi è uno dei più bei giorni della mia vita. Ringrazio a tutti i tifosi e innanzitutto tutta la nostra dirigenza, perché veramente abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare a questo punto. Grazie a tutti ragazzi. È stata una stagione bellissima, devo ringraziare solamente i compagni che sono riusciti a fare tutti questi gol, e merito loro, e questi li dedico tutti a loro, che mi sono stati sempre vicini, pure quando mi sono fatto male mi hanno aspettato e hanno lasciato la squadra prima, nonostante tutto. Li ringrazio e grazie a tutti. Sì, guarda, la vittoria della Virtus è la vittoria di un gruppo di amici, siamo veramente contenti. Ha vinto un progetto fatto di passione, di amicizia, e questo è l'importante, sono valori importanti per lo sport. È un ringraziamento particolare perché con entusiasmo hanno saputo affrontare una sfida impegnativa, importante, però il sacrificio e l'impegno ha dato loro la grande soddisfazione di vincere un campionato. E allora a loro va anche un ringraziamento, perché sono convinto che lo hanno sempre fatto, quest'anno ancora di più con la sfida in C1 porteranno avanti il nome della città di Fondi, i colori che loro hanno sempre mantenuti vivi nel proprio cuore, quindi è un orgoglio per la città di Fondi che anche una società di calcio a 5 sia riuscita a vincere un campionato professionistico. Grazie quindi al primo cittadino. Sì, è stata una bella vittoria, inaspettata soprattutto perché eravamo partiti per fare un campionato per salvarci tranquillamente, ma partita dopo partita i ragazzi sono stati veramente in gamba e hanno creduto fortemente, specialmente nel girone di ritorno, in questa vittoria finale. Quindi il merito è soprattutto di loro, che mi hanno seguito sempre fino a mezzanotte la sera su questo bellissimo parquet, quindi la vittoria finale è molto meritata. Mi dispiace per il Terracina, perché se vinceva sabato scorso con il Flora già retrocesso potevamo magari festeggiare tutti insieme oggi la salvezza loro e noi la vittoria del campionato, sempre se ci avrebbero battuto. Comunque ci sono ancora i play-out, quindi la speranza è l'ultima a morire. Sono contento per questa vittoria, la dedico a mia madre e mio fratello più grande, e ringrazio il presidente e tutta la società, il mister e tutta la squadra. Noi sappiamo quanto vale questa dedica personale alla mamma. L'ultimo a venire ai nostri microfoni, stavamo già facendo i saluti, Antonio, anche tu hai voluto prendere parte, nonostante che forse all'inizio della stagione eri destinata ad altri lidi. Sì, ero destinata ad andare al Tecchiena, però poi è capitato Questioni di cuore. Sì, questioni di cuore, sono rimasto qui con la Virtus. Sono 10 anni che aspettavamo questo momento di andare in C1 e finalmente ce l'abbiamo fatta. Ringrazio tutti i miei compagni. Un ringraziamento in particolare all'Under 21, perché con loro non ce l'avremmo mai fatta. Bene, quindi a questo punto non ci rimane altro che salutare. Daniele Porcelli vi ha seguito per Mondo Futsal TV, Virtus Fondi Terracina, le riprese esterne affidate a Enrico Pasquale Coluzzi. Non mi rimane altro che salutarvi e augurarvi una buona serata.